a Poggio Cancelli facciamo il nostro ingresso in Abruzzo. E anche qui tanta distruzione. Il Duomo di Venzone è diventato il simbolo della ricostruzione del Friuli Venezia Giulia. L'osteria del paese. E in realtà come luogo appunto storico, come elemento architettonico, poi anche come luogo di culto, per amor di Dio. Però chi va a Venzone a vedersi l'opera d'arte al Duomo non va a messa la maggior parte, giusto? È che qua hanno impacchettato tutto e... Boh. E chissà quando cominceranno a metterci mano, perché... Ecco il Gran Sasso visto da dietro e il lago di Campotosto. E questo è Campotosto. Era. Grazie a tutti di essere venuti a Campotosto. La vostra presenza è oltre che gratitissima, è anche utile. È anche utile a questa comunità ormai distrutta dal terremoto. Cioè, quello che voi avete portato è una boccata d'ossigeno per questa attività. E tutto quello che vedete qui intorno, che ve lo dicevo prima, sembra un Luna Park, ma è quello che siamo riusciti ad ottenere e a fare. Quindi voi siete veramente una presenza graditissima. Speriamo che questo sia soltanto l'inizio. Vi auguro a tutti tante buone cose e non mi resta che dirvi, non mi resta che dirvi buona vita a tutti. Grazie. Campotosto per i campotostari manca. Spero solo che siete rimasti contenti e vi ringrazio tantissimo per la visita che ci avete fatto. Si riparte da Campotosto. Adesso abbiamo la nostra nuova guida che ci scorta all'interno dell'Abruzzo. Facciamo la circumlacuale, così usciamo dal lago di Campotosto e ci mettiamo nella statale 80. Che fanno la ciclabile del Garda, venite a fare la circumlacuale del lago di Campotosto, meravigliosa. E se ce lo dice un bresciano, gonfiamo il petto. Risaliamo il gruppo, troviamo a fare l'andatura un concentratissimo Cardinali alla frusta. Sono molto soddisfatto, oggi siamo al penultimo giorno di questa importantissima bicistaffetta sulle aree interne. Siamo un'associazione di volontariato e oggi noi ci permettiamo di dire che grazie alla FIAB abbiamo sperimentato la ciclovia delle aree interne, che è bellissima, e delle popolazioni straordinarie. Qui in Abruzzo oggi ci avevamo fissato un pranzo presso una tavola calda, ci hanno dato il doppio di quello che abbiamo chiesto. Grazie abruzzesi! E alla fine si parte per dare e si finisce per prendere. Stiamo per lasciare il lago di Campotosto, non c'ero mai stato. Che cosa mi sono perso fino ad oggi? Vi aspettiamo, Facciamo qualche chilometro in salita, arriviamo sul passo delle Capannelle e poi iniziamo. Ecco, scendiamo al lago. Siamo agli ultimi metri del valico delle Capannelle, direzione L'Aquila. E Roberto vi farà vedere come si affrontano le salite. Oh Toreador, ritorna vincitor, oh Toreador, va, t'aspettamo, va, t'aspettamo, oh Toreador, va, che t'aspettamo. E che accelerava pure mentre cantava. Anche la discesa dal valico delle Capannelle è bellissima, panoramica, l'asfalto è stupendo, la sede stradale è ampia e spaziosa, il traffico non è eccessivo, tutta da godere. Eccoci che facciamo il nostro ingresso all'Aquila, stiamo arrivando alla Basilica di Collemaggio, dove c'è la tomba del Santo Celestino V.
Ed eccoci all'Aquila, l'Aquila è il capoluogo d'Abruzzo. E Norcia l'Aquila l'abbiamo portata a casa. Ci aspetta l'ultima tappa domani. Innanzitutto piacere di conoscervi a tutti quanti, poi avremo occasione di conoscerci meglio. Sì, sono Antonio Cellitti della FIAB Sulmona, bici incontriamoci. E niente, buona pedalata a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Ci siamo immessi nella strada per la Valle della Terno? Sì, stiamo prossimi a raggiungere Stiffe. È un percorso meraviglioso perché è ricco di storia. Ci sono tanti siti da visitare. E la bicicletta è il modo migliore, è il mezzo migliore per poter praticare questo tipo di turismo locale e diffuso, lento. Il tracciato è supportato da un ottimo percorso del trasporto pubblico che è il treno. Sempre, non tutti sanno che la regione Abruzzo offre il trasporto bici a bordo, non si paga. Quindi potreste venire da queste parti a vedere le bellissime grotte di Stiffe, un fenomeno carsico, e tornarvene in treno a Sulmona qualora si sia fatto tardi. Oggi ho scoperto da abruzzese, non lo sapevo, che a Fossa c'è una bellissima necropoli. Sono tutte tombe a circolo, a cumulo. Fammi sentire quello che hai detto a telecamera spenta, da orgoglio abruzzese. Dai, ridillo. Sì, possiamo dire che è la nostra Stonehenge d'Italia. Non è vero, ha detto è meglio di Stonehenge, adesso fa il timido. Uno Stonehenge italiano. Questa non lo sapevo. Siamo oggi all'ultima tappa, vediamo Antonio che si nasconde nelle retrovie. Io ho dei problemi al cambio, quindi faccio un po' di difficoltà oggi. Non è una scusa, buon uomo. Questo tratto finale di bici staffetta dall'Aquila a Sulmona è un susseguirsi di parchi. Siamo usciti dai Monti della Laga, entriamo nel parco del Sirente Velino e arriveremo a quello della Maiella. Abbiamo lasciato il bivio per Bominaco, che merita una visita in questi percorsi a Margherita lungo l'asse principale della ciclovia degli Appennini, Bicitalia 8. Bicicletta è il modo più bello per scoprire l'Abruzzo, è un andamento lento, ma si riesce a entrare, visitare posti meravigliosi in poco tempo. Ho la bicicletta pedalata assistita, altrimenti non ce la farò. Ma perché hai confessato? Stavi facendo un figurone. No, per dire che tutti possono andare in bicicletta. Adesso con la pedalata assistita si possono fare anche salite ardue. Capitale dei popoli italici. Una peculiarità molto importante, perché è stata ritrovata una moneta e perché qui battevano, quando si costituirono come Lega Italica, batterono una propria moneta, e quindi quella moneta c'è scritto Italia, e quindi la testimonianza della prima volta dove c'è scritto Italia nasce ma da qui. Ma vi rendete conto, è la ciclovia degli Appennini, da dove passa? Eccola, si trova. Ciao! Ci troviamo sul ponte Capograssi, è qui che facciamo il nostro ingresso nel centro storico di Sulmona. Giovanni, che puoi fare? Vuoi entrare a Sulmona nelle retrovie? Andiamo! Entra per le vie del centro! Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Un Appennino di storia e di bellezza, con donne e uomini che sopportano terremoti da secoli, montagne e foreste incantate. E tutti questi momenti non verranno perduti come le lacrime nella pioggia. Thank you.
domani salgo a Rocca Morice, poi vedo come mi chiamo, se mi ricordo ancora, e poi vado verso il blockhouse. Quindi verso il blockhouse. Dai, dai, non partire così prevenuto. No, io parto prevenuto, si fanno piano piano. Maglietta prima, poi dopo la maglietta vado sul blockhouse. Il blockhouse. Ma fra poco. Però io vado a prendermi la bici. Prego, prego. Che cosa succedeva? Che io non mi capacitavo, per quale ragione io ero costretto ad andare il sabato e la domenica in bicicletta quando ci sarei potuto andare per il resto della settimana, e decisi a quel punto che basta, cioè questo 20 anni fa, non se ne parla, io voglio fare quello che faccio il sabato e domenica tutta la settimana. Gignac Cardinali, ci va? Se vuoi che lo chiamiamo e chiediamo a che punto è. Buongiorno ragazzi, dai. Vai Abruzzo, ragazzi. Siamo della Val di Brada, provincia di Teramo. È un po' più aperto, infatti. Stiamo facendo un sopralluogo per un videoclip di una canzone che gireremo a metà ottobre. Ah, figo. Avevamo chiesto un pasto frugale e invece stanno facendo un pasto favoloso. Ah, hai capito che cos'è l'Abruzzo? Ciao, sono Filippo Catania, presidente di Pescara Bici, FIAB. Ciao Antenore! E forza bici! Sempre! Com'è andata? Bellissimo! Dunque, al fin siamo giunti a questo spettacolare anfiteatro. Un chiostro, sì, beh, anfiteatro, nel senso di posto. Qui siamo circondati da mura. L'impressione della bici staffetta. Ho detto che vuol tornare indietro. È la prima bici staffetta che ho fatto, ma spero di farne altre 20. In questo modo 100 di queste anche 100 meglio ancora.